A Barga, che è uno dei tre poli dove si è sviluppata l'idea di Slow Art Movement, ci sono diverse gallerie, che ognuna in modo e con filosofie assai diverse, ospitano un'arte che tocca tutti i generi. Una in particolare, dove nel suo interno sembra di essere in una galleria di New York, è stata destinata allo sviluppo dell'arte locale. Qui infatti vengono ospitate le mostre degli artisti di Barga, che però in tanti arrivano da più parti del mondo. Ma come si sa, noi di Tam Tam e in particolare di NoTV siamo alla ricerca di nuove fonti, di nuove dinamiche dell'arte che ci spieghino cosa sia questo presente. Insomma, nella ricerca dell'arte come sublimazione dell'esistere o anche semplicemente dell'esistere, siamo alla ricerca dell'arte come vita, e qui ci troviamo qualcosa di inaspettato, ma che la dice lunga sul nostro tempo. E che mi stavi dicendo? Sì, no, dove è partito il discorso del calzolaio, perché io vengo da studi d'arte, quindi ho fatto lo scultore per 20 anni di marmo di Carrara, e facevo arte figurativa, arte funeraria, sculture d'autore, venivano gli scultori più o meno, poi si faceva i pezzettini nostri. Però diciamo che io sono partito da studi d'arte e mi sono ritrovato a fare scarpe perché un amico, praticamente lui, niente, vedevo faceva le scarpe, era modellista, che dico, ascolta, mi voglio fare un po' di scarpe, come faccio? Faccio i culi nudi, faccio un po' di scarpe. E allora Arturo mi ha fatto vedere sulla sagoma come fa il disegno della scarpa, poi la cuci qui, la cuci là, e insomma cominciai a fare il primo paio di scarpe. Erano talmente comode che ero così contento che l'ho fatta a tutta la famiglia. A mia madre, mio padre, i miei figlioli, le ciabattine per il mare. Poi è venuto il vicino, poi l'amico, poi questo, poi quell'altro. Poi è arrivato il prete e poi è arrivata la persona sfortunata, col piede storto. Ma mi hanno detto, sei bravo, o me ne fai un paio di scarpe comode. Maremma cane, gli feci un paio di scarpe da principessa e ci vado ad andare al matrimonio della figliola. Sta donna c'aveva i piedi rovinati, sa tutti accavallati. Gli feci un paio di scarpe d'argento con tutti i brillantini. Dico, quando cammini si deve girare anche muri. Oh, ma mi venisse in colpo la prima volta se le provate, ma lo sa che si è messa a piangere. Ma dalla felicità, oddio, morbide, ma po' belle, perché gli avevo messo la gomma dentro che gli praticamente di fuori non si vedeva al piede. E sicché le scarpe, che vuoi, è come fa una chitarra, come fa una scultura. E poi il piacere che dà la gente, cioè uno è come fa un pezzo di legno che metti lì e dici bello bello, cioè lì senti che è comodo, ti fa godere proprio, sicché la scarpa c'ha tutto il suo fascino. E da lì ho cominciato e poi ora meno male, insomma, mi capita spesso di che persone apprezzano il lavoro, insomma, i materiali buoni, le cose, poi sa, si usa tante cose naturali, io cerco di essere contro a tutti gli acidi e robe varie, sicché se si vuole cambiare il mondo bisogna cominciare da qualche parte. E meno male che c'è un bel riscontro, via, la gente apprezza e tanta soddisfazione. Ma tu hai fatto anche il pastore? Sì, com'è? E raccontami della... Pastore, io cominciai, venivo da tutta una serie di lavoro, di uffici, progetti, ingegneri, architetti, cantieri, cose, mi occupavo di marmi e graniti, quindi niente, è un bel giorno, dopo una delusione di lavoro, di cose, di stanchezza, di aeroplani, di viaggi continui, cercavo una casa, una stanza per venire in Italia quei 3 giorni ogni 6 mesi che venivo, ho 2 figli lì a Carrara, e trovai questo agriturismo che aveva... Perché dove andavi tu? Perché una casa qui in Italia? Perché io vivevo all'estero, io ho vissuto tanti anni negli Stati Uniti, e poi sono stato a Dubai, e ho viaggiato un sacco, poi in Danimarca 6-7 anni. Ho 2 figli in Italia, quindi venivo sovente per vedere i miei figlioli. E niente, c'era questo agriturismo che aveva queste stanze che affittava, sa, a giornate,
E sicché la presi la prima volta e vidi quest'ambiente, il camino, sa, che facevano tutte le cosine buone, la polenta, i fiaschi di vino, e mi sentivo a casa. Una sera mi ha detto: ma me la vieni a dare una mano là che c'ho da inchiodare due tavole? Sicché, come no, vengo sì. Quando ho visto ste pecore, ho visto che lui, come le chiamava, entravano, uscivano. Insomma, per me era un divertimento. Quando venivo in Italia, io gli davo di mano a sto Francesco a fare le cose. Finché un bel giorno mi ha detto, dice: Gabriele, ma perché non rimani? Dammi una mano, visto ti garba, visto... E sicché niente, da lì è cominciato il primo branco, pecore sarde, si portavano a pascolare, e io me l'ho fatto, siccome ho sempre avuto la passione della musica, feci questo flauto dentro un bastone da passeggio che usavo per andare a pascolare le pecore, perché portavo il bastone e poi mi portavo il flauto dall'altra parte. Perché quando trovavo un momento che magari loro mangiavano, io mi facevo una sonata sotto un ulivo. E il godimento era che stavo lavorando. Sicché feci sto bastone col flauto dentro, e tutte le volte che andavo a pascolare ste pecore, io mi mettevo lì, loro si incominciavano a mangiare, poi a un certo punto bevevano l'acqua e poi le vedevi che cominciavano a brucare, no? E a ruminare, ecco il termine esatto. E io prendevo sto flauto, cominciavo a suonare, e ste pecore che mi guardavano tutte, io seduta all'ombra sotto un ulivo e stavo lavorando, quella era la cosa più bella. E niente, è stata un'esperienza che è durata per del tempo, e poi trovai un lavoro nel Chianti, cercavano un pastore che via sapesse lavorare con gli animali, che sapesse fare. E lei è un'americana e aveva sta agriturismo che veniva un sacco di gente, e niente, io col fatto che parlo bene inglese, comunque è tutta la vita che ha a che fare col pubblico, con la gente, con le cose, e ci siamo trovati subito bene. Sicché sono rimasto lì un paio d'anni, finché non mi sono fatto confondere, è venuta una signorina lì che si pettinava le capre da Kashmir e siamo scappati insieme. Questa è la mia vita. E adesso fai il calzolaio. E ora faccio il calzolaio, riparo. Però non è vero che fai soltanto il calzolaio. No, diamine. Ho continuato con strumenti, li restauro, li costruisco. Costruisco dei strumenti ormai dimenticati da anni e anni. Ho ritrovato i disegni originali, ho fatto dei rilievi. E collaboro con tanti musei, con tanti collezionisti, quindi insomma si fanno tante cose belle, e la soddisfazione è di resuscitare uno strumento che non esiste più. E questo è il tuo laboratorio? Qui dove lavoro. C'avevo anche nel cesso, sono pieno di strumenti. Questo qui è un gioiello, uno strumento da collezione. È uno strumento introvabile. Che bello! Questo restaurato completamente. Ed è un sassofono? Questo è un sassofono del 1895. Uno dei primi sax, questo è un con americano, quindi è un pezzo eccezionale, lasciato vintage volutamente, però tutti i tamponi nuovi, tutte le meccaniche nuove, quindi è perfetto. Questo è una chitarra da blues, da suonare con lo slide, con la cordatura aperta per fare il blues. E un amico mi portò così per scherzo questa scatola di acciughe e dice: ma me la fai suonare? E sicché dico: ma facciamo un tamburo, facciamo, che ne so, un'arpa. E insomma che è venuto fuori sto chitarrino, e tutto elettronico da attaccare, uno spettacolo, e suona che è una cosa divina. Questo sax è un sax degli anni 40 e ha suonato per 50 anni a Palermo. Questo è un sax Orsi fatto a Palermo in quel periodo, sicché ha suonato i funerali dei mafiosi, ma chissà quanti ne ha fatti. Sono riuscito a trovarlo, a restaurarlo e a sentirlo suonare. E quello è un sassofono del 1924,
fatto giù nel sud degli Stati Uniti, fatto a mano, e gli fecero due buchi per inchiodarlo al muro. Questo qui deve essere stato attaccato 30 anni al muro di qualche bar negli Stati Uniti. Io l'ho ritrovato, l'ho ripulito, restaurato, risaldato argento dove andava saldato, e quando l'ho suonato è stata un'emozione incredibile. No, dico, io sono partito del bosco, nel senso che gli strumenti comincio a farli dal bosco. Io nel canneto lascio le canne che hanno più o meno le misure giuste e la fattezza che mi serve, e aspetto degli anni io prima di sentire come suona. Questo è un Irish Fluting Sol in palissandro, che anche questo ha una voce particolare. Sentiamolo. Questo invece è sempre un flauto irlandese in sol, che si chiama, il termine esatto è low whistle, e questo è in metallo, quindi... molto differenti come timbri. Sì, insomma, qui di scarpe però ne vedo poche da riparare. Sì, ogni tanto capita qualcuno che cerca qualcosa fatto su misura, magari per il colore dei vestiti oppure per problemi che ha ai piedi, o si cerca di fare il possibile. Poi ci sono tante riparazioni da fare. E sì, ovviamente dispiace. Non c'è più un calzolaio. No, non esiste più il calzolaio. Ma nel giro qui di 50 km, sicché pensavo che ti dà da mangiare. Praticamente, sì, diamine. Beato il calzolaio, altro che. E la verità è questa. E il giorno che ho capito che lavorando si moriva di fame, ho detto: allora sa com'è? Muoio di fame ma mi diverto. E così è andata.